Di cosa tratta il progetto Interreg DISE? Sostanzialmente, come dice l'acronimo, tratta del disegno. Infatti DISE sta per disegnare, ma sta anche per segnare, e segnare vuol dire segnare il territorio, e segnarlo con il disegno, con le arti in genere. Quindi il progetto si propone di diciamo riscoprire una forma che è quella del disegno e comunque dell'arte, che è una forma antichissima. Il progetto, che è appunto patrocinato dall'Associazione Musei d'Ossola e dall'Asilo Bianco per quanto riguarda il fronte italiano, invece dal Museo della Caverna e dal Comune di Natias per il fronte svizzero, si avvale di una serie di collaborazioni anche abbastanza importanti di vari artisti, e ha, diciamo, sostanzialmente due filoni: una serie di eventi che vengono promossi direttamente dal progetto stesso, e poi vorrebbe andare a riunire e in qualche modo a raccogliere tutte le iniziative che sul territorio si fanno e che in qualche modo hanno a che fare con il disegno e con le arti sotto un'unica bandiera, sotto un unico progetto. Nel progetto Interreg DISE, qual è l'impegno di Asilo Bianco nei prossimi 3 anni? Sì, allora inizieremo da domani con l'evento Menteros Marino, in cui ci saranno 2 live sketching, 2 artisti della street art che andranno a disegnare dal vivo alcune, interpretando alcune erbe, proprio perché il tema delle erbe officinali, delle erbe alpine, è il tema, diciamo, di quest'anno, del 2020. E insieme a questo inizia una collaborazione con la scuola Rossetti Valentini sul tema del disegno, con un weekend di formazione l'11 e il 12 di luglio. Sarà formazione non solo di disegno, ma anche di momenti, diciamo, più concettuali, di riflessione più teorica sul disegno, anche nella storia dell'arte. Questi sono i 2 momenti, diciamo, che fanno un po' d'avvio da tutto il progetto, a cui seguirà poi nell'autunno la sezione germogli di animazioni, quindi disegno animato, all'interno del Festival Cortefieno, che è giunto alla 11ª edizione. E poi vedremo l'anno prossimo come riusciremo a sviluppare tutte le sinergie.